Buongiorno, sono Paola Benante, demo-etnoantropologo presso il Polo Museale del Lazio, oggi diviso in due direzioni territoriali. In questo breve contributo voglio focalizzare sul ruolo della demo-etnoantropologia all'interno dei musei nazionali, musei che non hanno una specifica vocazione demo-etno, ovvero che non raccolgono beni che identificano in maniera specifica una comunità e che sono ancora lontani dall'idea di museo partecipativo, di museo-foro, per citare la nuova museologia, che accolga le istanze comunitarie dando loro spazio. Immaginate quindi un istituto composto da luoghi della cultura sparsi in tutta la regione, che sono in prevalenza di interesse archeologico, storico-artistico, architettonico e che nascono con la missione di garantire la tutela dei beni conservati. Musei-tempio, per utilizzare una nota espressione di Hugues de Varenne, fondatore della nuova museologia, appunto. Luoghi della cultura di notevole pregio, in cui le architetture e le collezioni sono protagoniste e che conservano i beni seguendo un criterio estetico ancora distante dalla concezione ampia e inclusiva di patrimonio che ha preso piede con la Convenzione di Faro, ovvero una concezione che sposta l'asse del valore culturale sulle tecniche e i saperi dell'uomo, il senso di appartenenza espresso dalle comunità di eredità. Spesso gli oggetti contenuti in questi musei non hanno comunità che li riconoscano e a volte questi musei non hanno un territorio a cui appartengano. Non sono tanto parte della cultura locale quanto templi del patrimonio culturale globale, orfani di comunità. Quale forma di partecipazione si può costruire per questi musei in cui le collezioni hanno la priorità e con quale territorio è possibile metterli in dialogo? Quale sguardo antropologico può applicarsi a questi musei? Portando l'esempio di un lavoro di ricerca svolto sulle collezioni del Museo Boncompagni Ludovisi, farò parlare alcuni oggetti per suggerire un modo di fare antropologia che inverte il paradigma antropocentrico del patrimonio, secondo Faro. Partendo dagli oggetti, infatti, si può costruire un territorio di relazioni, una località diversa da quella geografica e comunitaria della Convenzione di Faro, ma che possa creare una forma di partecipazione più fluida e meno legata all'identità. Prendiamo ad esempio un merletto appartenente alle collezioni del museo. Dal punto di vista patrimoniale, potremmo dire, è il portatore di una tecnica artigianale di lavorazione al tombolo, ma osserviamolo con maggiore attenzione, individuando nel dettaglio la rete di interazione con altri oggetti e soggetti in cui è inserito. Il merletto, come altri della collezione, è intrecciato sulla base di un disegno applicato al tombolo. Un disegno antico, rinascimentale, frutto di un movimento di revival dell'arte del merletto, iniziato da nobili donne e politici a cavallo dell'Unità d'Italia. Le sapienti mani che hanno prodotto questi merletti, ci dicono i numeri di inventario sul cartoncino applicato, sono le mani delle allieve di una delle prime scuole professionali femminili per donne a fine dell'Ottocento, nella città di Roma, istituite anche sulla scorta del movimento di revival dell'artigianato. Ancora un'altra rete di relazioni si dipana a partire dall'osservazione della materia. I filati che costruiscono l'intreccio di questo merletto sono filati di fibre artificiali, colorati. Nello specifico vi è intessuto probabilmente un filato di seta artificiale. A partire dai filati artificiali si innesta un'altra catena di relazioni che ci porta alla meccanizzazione del settore tessile nei primi anni del Novecento in Italia e alla progressiva risignificazione del lavoro manuale che diventa sempre più elitario, opera d'arte e poi, più tardi, patrimonio immateriale da salvaguardare. Come abbiamo visto, questo merletto è al centro di una ragnatela di relazioni con altri oggetti, il disegno rinascimentale, la seta artificiale e altri soggetti, le allieve della scuola, le nobildonne del revival, le industrie tessili, soggetti e oggetti che lo significano e costruiscono una pluralità di possibili appropriazioni identitarie e funzionali dell'arte del merletto attraverso i secoli fino ad oggi. E oggi il territorio relazionale dell'arte del merletto conta, fra gli altri, associazioni di merlettaie, ma anche le scuole di arti e mestieri, tradizioni tuttora attive a Roma, le industrie tessili, ma anche l'industria dell'alta moda, che del merletto oggi fa oggetto di lusso. Un territorio di relazioni che possono essere attivate dall'operatore museale per valorizzare la complessità sociale e culturale che sottende gli oggetti e il museo che li contiene. Se i musei-tempio appaiono orfani di comunità di eredità, ripartire da un'analisi degli oggetti e delle collezioni e dalla rete di relazioni che li sottende può essere un utile strumento per ricreare un territorio attorno al museo.
Un territorio fatto di relazioni in continua trasformazione, che mette in dialogo una pluralità di voci, anche contemporanee.